sala gremita e forti emozioni per il lancio della tappa cassanese al Giro d'Italia. Una macchina organizzativa complessa, ma già ben avviata con la collaborazione tra amministrazione e RCS. Meno 114 giorni hanno annunciato ieri sera all'auditorio di Piazza San Giulio per l'arrivo in città della gara ciclistica tra le più prestigiose al mondo. In programma un calendario fittissimo di eventi fino a maggio, ma non solo. Gli appassionati di ciclismo presenti hanno potuto fare un tuffo nel passato, ricordando il mitico Miro Panizza. Sul palco il figlio Massimiliano, che ha raccontato diversi aneddoti di un papà che considerava la sua bicicletta come un amante, affiancato nel suo racconto dal ciclista Mario Lanzafame, gregario di Panizza. E poi l'atteso campione, orgoglio di Cassano Magnago, che ha indossato due volte la maglia rosa, oggi direttore sportivo della squadra Eolo Cometa, convinto sin dall'inizio che il sogno potesse diventare realtà. Ma è un sogno per tutta la città, per tutta la comunità. Sono anni che anche con l'amministrazione precedente abbiamo cercato con tutte le forze di portare il Giro qui. Ci siamo riusciti quest'anno. Di sabato, una bellissima giornata per far arrivare una tappa dove sicuramente ci saranno non solo tutto il nostro paese, ma ci aspettiamo 40.000 persone, 40-50.000 persone, quindi è un evento che non deve restare solo quel giorno, ma è un evento che inizia oggi e deve andare avanti all'infinito. L'obiettivo è quello che il rosa sia contagioso per tanti ragazzi e per tanti giovani che vogliono iniziare a correre in bicicletta. Qui è un'occasione importante anche per far conoscere Cassano in questi 99 paesi dove le trasmissioni verranno trasmesse, insomma, la cultura, le tradizioni, i territori che verranno attraversati dal Giro d'Italia, credo che sia un biglietto da visita importante anche per la nostra città.